questa parte mi sono accorto proprio da operatore prima che da analista che stava cambiando delle cose. Ne parlavo con molti di voi, probabilmente siamo andati alle fiere, vi ho tartassato di domande. Franco sicuramente è uno, e Mauro, ma anche qualcuno di voi, Simone, c'era anche Carlo, mi ricordo in tempi passati, eccetera eccetera, proprio perché avevo un bisogno profondo di capire, cioè c'erano degli aspetti che io per primo non riuscivo a capire, avevo dei segnali molto discordanti. E quindi volevo capire, il caffè italiano sta bene o sta male? Come sta? E quindi andiamo avanti. E alcune risposte che avevo era, beh, il caffè italiano è il più buono del mondo, quindi molto confortanti. Poi andiamo avanti. Il caffè buono si vive solo in Italia. Effettivamente ho avuto delle esperienze studiate all'estero, dentro la mia valigia una parte della valigia era dedicata al caffè, perché me lo portavo in Italia, perché fuori in Inghilterra in particolare sapevo che non avrei potuto prendere un buon caffè, parlo di 25 anni fa. Andiamo avanti, nessuno sa fare il caffè come gli italiani. Effettivamente noi come produttori di macchine ci capitava di vendere le macchine e poi una volta installata non sapevano minimamente cosa doveva fare della macchina, non conoscevano i movimenti base. Effettivamente questa era la situazione che c'era 20 anni fa. Andiamo avanti. Ma soprattutto il vero caffè espresso è solo quello italiano. Ecco, questa è stata un refrain che ho sentito dall'inizio e continuo a sentire anche adesso. E non so fino a che punto è vero, perché in realtà oggi espresso non esprime più, come diceva prima il dottor Grasso, non esprime più un prodotto unico standard, in realtà c'ha tante declinazioni e quindi dobbiamo un attimo forse definire cos'è l'espresso e cosa non è l'espresso, quindi non mi ritrovo tanto in quella. Quindi questi dubbi salivano e allora quando non si ha certezza si va a vedere i dati che mostravano che effettivamente le esportazioni crescono, e quindi se le esportazioni crescono significa che il caffè italiano è in ottima salute, effettivamente è inconfutabile questo. In termini assoluti questa è la situazione e quindi questo è un quadro stabile. Facciamo una fotografia e lasciamola da parte, però andiamo avanti. Però l'esperienza mi diceva che qualcosa non tornava in questa situazione, cioè non ero soddisfatto del risultato, e c'erano quelle cose che mi tormentavano e quindi mi sono messo a studiare come si fa quando si va a scuola. Per 3 anni ho sacrificato weekend, ferie, eccetera, proprio per capire, per analizzare meglio il mondo del caffè. Il mondo del caffè italiano, parlo. Chiaramente poi dopo è sortita questa pubblicazione, ma che è nata da un bisogno proprio io prima di capire cos'è. Cos'è successo? Andiamo avanti. Allora, chi è analista normalmente cerca di vedere le cose prima che accadano, almeno questo è il tentativo, no? Se noi ci ricordiamo un fenomeno che abbiamo vissuto tutti, anzi pure in televisione, però pensiamo a 6 anni fa, se non sbaglio, lo tsunami nell'Oceano Pacifico. Sappiamo i disastri che ha causato e pensiamo alla situazione che si viveva sulle spiagge 10 minuti prima che arrivasse l'onda. Se si stava a guardare l'onda, cioè tutti stavano tranquilli, effettivamente tutti stavano tranquilli. Perché? Perché non si avevano strumenti per capire cosa stava accadendo. Cioè, se ci si fermava un'analisi superficiale, quella era la situazione. Poi è arrivata l'onda e chiaramente abbiamo trovato tutti impreparati. Ecco, il compito dell'analista è quello di andare più in profondità, per evitare, o se non altro, cercare di anticipare quello che sta arrivando. Effettivamente poi i giapponesi hanno messo dei sistemi di controllo della forza delle maree. Oggi probabilmente siamo più tutelati di fronte a questi fenomeni perché avvertono il fenomeno prima che esso si manifesti. Compito di un analista è un po' quello di andare un po' oltre le righe, quindi non accontentarsi di quel grafico che ho mostrato prima della crescita dell'export.
che sicuramente è confortante, e quello lo ritroviamo, no, torno indietro, allora quello è quello che troviamo in basso. Effettivamente la crescita c'è, cioè, dal 2000 al 2010 è cresciuto quasi 5 volte l'export italiano. Però che è successo nel frattempo? Vediamo quello sopra. Cioè noi stavamo in un sistema che quello stava esplodendo. Cioè noi siamo presi una piccola parte del fenomeno che stava esplodendo. E questa veramente, quando ho visto questi dati, sono rimasto. Perché effettivamente era una visualizzazione di quella percezione che avevo. C'era qualcosa che stava perdendo colpi come sistema. Andiamo avanti. Allora mi sono messo a fare i calcoli. I calcoli, quindi sono andato a vedere qual era la quota dell'Italia negli export mondiali che effetto stava. E vedete che noi nel 2002 avevamo raggiunto una posizione non di livello, ma forse di più, il 25%, sicuramente difficile da mantenere a lungo tempo, però quella era una posizione che abbiamo raggiunto noi. Quello che mi preoccupa è quello che è successo da lì in poi. Quello che è successo da lì in poi, siamo caduti, vai pure avanti, in 7 anni il 10%, cioè in pratica oltre un terzo la nostra quota di mercato l'abbiamo lasciata distrarre in soli 7 anni. E questo, secondo me, è più che un campanello d'allarme. Significa che dobbiamo farci forse un esame di coscienza che c'è qualcosa nel nostro sistema che non sta funzionando più, o perlomeno non è più in sintonia con quello che sta avvenendo nel resto del mondo. Sono andato poi a vedere chi erano i beneficiari, se noi stiamo prendendo qua di mercato, chi è che se ne avvantaggia. Vediamo, questo è l'andamento di tutti gli altri mercati, poi vediamo quella curva bianca, va ancora Mauro, e quella curva bianca è la Svizzera. La Svizzera, sappiamo che è l'unica azienda, insomma, anche se qui abbiamo tra i sponsor un'altra azienda svizzera, non credo sia quella che abbia fatto cambiare i quadri di mercato della Svizzera, però ci dice, secondo me questo grafico ci dice una cosa fondamentale e forse ancora più grave: noi italiani stiamo perdendo quote di mercato in un mercato che è sempre più ricettivo della qualità e del prezzo alto. Questo è un messaggio importantissimo, cioè quando io sento in giro per le fiere, per i fattori che si lamentano del prezzo all'estero, significa che non hanno capito la dinamica del mercato. Vai avanti. Noi abbiamo perso il 10%, la Svizzera aveva guadagnato il 15%, e sappiamo quanto costa al chilo quella capsulina. Allora, e qui dobbiamo fare, ripeto, delle riflessioni. Andiamo avanti. Un po' provocatoria questa slide, ma secondo me fuori passavano treni. Effettivamente abbiamo visto come si è impennata la curva dell'export mondiale, e noi ci raccontavamo favole, ci raccontavamo che noi eravamo più bravi, che noi sapevamo fare noi italiani e così via. Purtroppo ci siamo lasciati sfuggire delle belle opportunità. Dobbiamo correggere il tiro, andiamo avanti. Cos'era successo nel frattempo? Andiamo avanti. Allora, chi come me non è giovanissimo nel settore ha potuto vivere almeno tre fasi a livello internazionale. C'è stata la prima fase, che è stata la fase della semina. Io l'ho vissuta solo nell'ultimissima parte di questa fase, perché tutta riguarda dall'inizio del Novecento fino agli anni 90. E gli anni in cui era gli italiani, in primis i produttori di macchine per caffè, ma anche i nostri emigrati negli altri paesi, hanno cercato di spingere, di far capire il caffè espresso. Non è stato sempre ben recepito, anzi questo fattore anche della piccola quantità di fronte al grande peperone di altri che non ne vogliono chiaramente né gli americani né altri, peperoni non in senso speciativo ma in termini quantitativi, chiaramente non dava giustizia del valore della tazzina di caffè, quindi una delle difficoltà che avevano era proprio giustificare il valore di questa piccola quantità di caffè rispetto a quella grande quantità di caffè.
Però grazie a tutta l'azione fatta da chi ci ha preceduto è che si sono create anche le condizioni per la seconda fase, e vediamola, che è stato il decennio d'oro. È esattamente quello che raccontava Luigi prima. Quando noi andavamo all'estero tutti quanti ci chiedevano di tutto. Noi eravamo diventati dei guru del caffè pur non avendo delle competenze adeguate, noi produttori del caffè ci mancherebbe. Ci chiedevano come si faceva il cappuccino, ci chiedevano come si doveva tostare il caffè, ci chiedevano come dovevano chiamare le loro miscele, ci chiedevano come qualsiasi cosa, perché c'era una fame di espresso mostruosa. E questa è stata una grandissima opportunità che è iniziata, ripeto, dall'inizio degli anni 90 e secondo più o meno fino a metà 2000-2005. Purtroppo noi italiani ci siamo fatti sfuggire questa opportunità perché appagati un po' della nostra superiorità in termini qualitativi che avevamo effettivamente. Loro si stavano aprendo al mondo dell'espresso, avevano una cultura molto bassa, quindi noi avremmo potuto fare veramente un bel gioco, però siamo rinchiusi dentro la nostra tana senza cercare di interpretare, capire le loro esigenze, dicendo se vuoi il caffè solo questo. E questo ci ha penalizzato in chiavi di business, in chiavi di potenzialità di export. Andiamo avanti. Dal 2005 è iniziata un'altra fase, il mondo si è messo a correre e paradossalmente noi che stavamo primi oggi stiamo rincorrendo. Ecco, questo è il messaggio che voglio dare oggi, proprio questa immagine qua. Non stiamo tanto a guardare questo, cioè ormai gli errori percorsi sono stati fatti, quello che abbiamo di fronte è quest'altro. Io quello che noto, che anche con qualcuno di voi mi sono confrontato e che per certi versi un po' mi preoccupa, è che con l'affanno di rincorrere stiamo imitando gli altri. Non ricordo prima se Luigi o il dottor Grasso aveva detto, non bisogna, chissà, non copia, no? E noi in questo momento stiamo provando a copiare quello che stanno facendo gli altri, stiamo riproponendo le stesse bevande, stiamo riproponendo gli stessi stili, stiamo snaturando la nostra identità italiana, perché comunque abbiamo colmato un gap, e per recuperare questo gap, anziché creare un nostro percorso che magari il mondo si aspetta dagli italiani, da coloro che hanno fondato e inventato l'espresso, non si aspetta che diventino imitatori degli altri, ma si aspettano che diventino dei innovatori dell'espresso. E quindi da fare attenzione a certe dinamiche che ci sono in corso, che rischia di opacizzare, anzi di mettere più in difficoltà l'Italia. Dobbiamo trovare il modo, non chiaramente in questa stanza, non oggi, ma probabilmente portandocelo a casa e trovare delle idee per ritornare a essere leader, se copiamo non saremo mai leader, e per essere innovatori, quindi ritrovare la nostra. Chiaro che finché noi proponavamo, andiamo avanti, poi dopo. Ecco perché è successo questo. Andiamo avanti. Abbiamo cercato il nostro libarista con offerte speciali, inutile che ce ne nascondiamo, no? E direi anche con tanta robusta vietnamita dentro. E questo, secondo me, noi ci siamo distratti dal nostro mestiere. E questo ha fatto sì che ci siamo accorti di quello che stava succedendo nel resto del mondo. E chiaramente ha portato frutti, perché poi se guardiamo anche l'evoluzione che si è avuta in Italia in termini reddituali, in termini di performance comunque delle torrefazioni, non è che stanno in crisi, quindi attenzione, non sto dicendo il settore del caffè è un settore in crisi, tutt'altro, magari ce ne fossero in Italia tutti i settori come quello del caffè, penso che gli italiani metterebbero tre firme, però guardiamo anche in prospettiva, cerchiamo di guardare il futuro. Chiaro che secondo me se non cambiamo non abbiamo delle speranze in futuro.
perché comunque per il 10% in 7 anni secondo me è un campanello molto, molto preoccupante. Qualità e innovazione non è stata più una priorità, perché altre logiche hanno prevalso. Sappiamo tutti che se andiamo a cercare di fare un cliente italiano, oggi il barista non ci chiede più qualità, probabilmente non se ne parla più neanche di qualità, perché interessano altri aspetti, e questo chiaramente fa sì che le aziende di olfazione devono dare una risposta. Siccome il barista non chiede più qualità, io devo spingere dove lui mi chiede, perché altrimenti non sono competitivo. Effettivamente conosco, perché poi nel fare questo lavoro ho avuto l'opportunità anche di interpellare tante torrefazioni. Alcune di queste avevano provato a fare prodotti di qualità, ma molto spesso il mercato non ha recepito positivamente. Perché? Perché il barista ormai, che me ne vogliono, adesso la professione di barista in Italia è molto scadente professionalmente, quindi non c'è una competenza elevata. Più che altro siamo un po' appisolati. Quello che si nota vivendo Italia e estero è che all'estero c'è un'energia giovane. In Italia il mondo del barista ha un'età molto più, magari non anagrafica, ma un'età mentale molto più spostata verso una fase tarda maturità, diciamola così. Quindi non c'è più quella voglia di esplorare. Vorrei rispondere anche al dottor Gassi. Diceva, noi rimporiamo sulle competizioni, ed è vero che questa è la prima domanda che mi sono posto io, per l'ho vista come una provocazione. Poi però ci accorgiamo che l'Italia diventa campione del mondo nel brewing. Cioè, pensiamo una cosa, allora, noi che siamo leader storici nell'espresso non vinciamo mai. Noi che non siamo nessuno nel brewing, nessuno di noi probabilmente avrà bevuto, o pochi di noi avrà bevuto dei caffè fatti in quel sistema, diventiamo campioni del mondo. Questa secondo me ci dà una lezione fondamentale, occorre innovazione. Quando si è nuovi, si ha voglia di esplorare, si ha energia. Quando si sta in un settore per tanti anni, si perde questa energia. Si fa le cose perché si è sempre fatto così. Quando poi siamo sentiti dire questa risposta? Si fa così perché si è sempre fatto così. E questo fondamentalmente è quello che ha penalizzato il settore nostro italiano. E se noi non ritorniamo a riprenderci la leadership, quindi rimettere dentro energia rinnovatrice, molto probabilmente quel 10% non basterà, probabilmente continueremo a perdere posizioni a livello internazionale sempre di più. Già oggi gli opinion leader internazionali purtroppo nel mondo del caffè espresso non sono italiani. Io quando partecipo a vari convegni, purtroppo è raro trovare uno speaker italiano. E non solo per un problema di lingua, ve lo garantisco, perché il caffè italiano non è riconosciuto come un prodotto di riferimento, almeno di riferimento positivo. Quindi prendiamo atto di questa situazione per cercare di migliorarci, penso che sia questa una delle mission di oggi. Andiamo avanti. Tutto questo chiaramente ci ha portato in quella che viene definita la trappola della spirale. E quindi effettivamente il nostro settore sta in una fase evolutiva, inutile che ci nascondiamo, vediamo i consumi nel bar italiano stanno scendendo di anno in anno, comunque cerchiamo lo sfogo nel mercato internazionale, ma vediamo che stiamo perdendo, nonostante questo, stiamo perdendo quote di mercato, anche se non in quantità. Quindi dobbiamo recuperare posizioni. Andiamo avanti. Allora, giungo alla fine. Prima conclusione. Il caffè made in Italy ha perso attrattività, ha perso valore, fondamentalmente ha perso appeal. È come se oggi l'Italia è ancora riconosciuta come moda, è come se tra qualche anno il vestire italiano significa vestire un po' low profile e chiaramente penalizza tutte le aziende del settore moda. Quindi attenzione a questo, dobbiamo riportare questo valore in alto. Andiamo avanti. Il caffè made in Italy ha buone potenzialità, ma deve rinnovarsi. Allora, il rinnovamento può essere traumatico o no. La storia economica ci insegna che
rinnovamento non avviene mai agli stessi soggetti, quindi dobbiamo mettere in conto anche questo, cioè chi è stato protagonista in una fase non potrà essere protagonista in un'altra fase successiva, altrimenti non c'è cambiamento. In pochissime occasioni c'è stata questa capacità di rinnovarsi. Nestlé, che aveva perso quella che cosiddetta, stava perdendo mercato con Fast Wave, per chi ha letto il libro probabilmente sa di cosa sta parlando, per ritornare in apice ha creato Nespresso. Sempre, ma sempre della Nestlé, ma organizzativamente, struttura, cioè un'unità completamente nuova, perché come Nestlé non riusciva a gestire quelle evoluzioni che aveva avuto. Quindi abbiamo bisogno di rinnovarci, poi andiamo avanti, e l'innovazione passa per il consumatore. Questo è secondo me un elemento fondamentale. Tra l'altro qualche mese fa proprio all'Expo ho fatto un intervento proprio sul consumatore. Noi possiamo fare tutti i sacrifici che vogliamo, possiamo mettere nelle tazzine di migliore qualità, ma se poi il consumatore non lo capisce, tutto il lavoro che facciamo è perduto. E oggi il consumatore italiano non è minimamente in grado di riconoscere un caffè buono e un caffè cattivo. Quindi se non partiamo da una cultura del consumatore, prima, probabilmente, se non creiamo queste premesse, non riusciremo a risollevare la situazione italiana. Questo riusciamo a farlo se tutti insieme ci muoviamo sulla stessa lunghezza d'onda. In questo contesto abbiamo una missione unica, non siamo su fronti opposti, perché creare un consumatore più evoluto e più competente è sicuramente il mezzo per ritornare in auge. In Italia c'è un esempio, l'esempio del vino, no? Sempre nei convegni, che si parla sempre del vino, no? Effettivamente stiamo imitando, scimmiottando tutto quello che avviene del vino. Io mi ricordo la fase in cui, e non parlo di secoli fa, qualche decennio fa magari sì, dove se andavo al ristorante l'unica opzione era caffè rosso o caffè bianco. Vino rosso. Vino rosso, vino bianco, era l'unica opzione che c'era, perché era il vino, si chiedeva che vino, abbiamo il vino della casa, l'unica risposta. Tutto in più se era la spina o non era la spina, quindi stiamo parlando. Poi che è successo? Oggi la situazione è completamente diversa, ma il consumatore è completamente diverso. Oggi il consumatore non si aspetta più vino bianco, vino rosso. Molto spesso chiede, ma che vini avete? Mi porta la carta dei vini, eccetera. Ecco, se non creiamo questo livello culturale, ripeto, ce l'abbiamo in casa questo esempio, cerchiamo di studiarlo e capire quello che noi possiamo fare per portarlo anche nel mondo del caffè. Secondo me non stiamo parlando di marche, ma stiamo parlando di cose concrete. Andiamo avanti. Chiudo con questo messaggio. Io vedo una nuova Alba, perché proprio mentre facevo questo lavoro di cui vi parlavo prima, ho percepito un'evoluzione. Vi garantisco che le prime volte che facevo interviste a Torre Fattori, se mi dicevo, utilizzavo dei termini un po' critici quando parlavo del loro caffè o del caffè in generale italiano, mi prendevo solo insulti. Nelle ultime fasi invece ho trovato una risposta molto più riflessiva, anzi a volte erano loro che erano più provocatori di quanto io riuscissi a essere. Si è presa una coscienza, quindi io mentre prima ero molto preoccupato perché se uno sta male e non neanche ne prende atto che sta male, come se uno è ubriaco, non è neanche cosciente che è ubriaco, cioè non è che c'ha tanti elementi per poter intervenire. Se uno è ubriaco e invece è cosciente di essere ubriaco, sa che per attraversare la mano la strada magari si prende la mano e così via, quindi è disposto a. Ecco, io vedo l'Italia, il mondo del caffè italiano, molto più ricettivo al cambiamento. Penso che anche a livello di acquisti si sta esplorando almeno come miscele particolari, affiancare a miscele classiche e così via. Si sta parlando di monorigine anche se so perché in realtà è una bestemmia, ma quando si parla di qualità occorre parlare anche di nuove origini, eccetera eccetera eccetera. Questi sono fattori che io vedo lasciano sperare che il futuro italiano possa essere diverso rispetto al recente passato.
ricordiamoci sempre una cosa: la vita è troppo breve per prenderci caffè e amare. Quindi, e il mondo non si aspetta dall'Italia un caffè mediocre, il mondo si aspetta dall'Italia un caffè eccellente. Non basta dire che mediamente in Italia, come è vero, il caffè è superiore rispetto al resto del mondo. Sono del resto del mondo, no, perché sono dei paesi in cui mediamente il caffè è più alto, sicuramente, ma nel 99% dei casi sì. Non basta questo a noi italiani, purtroppo. Il mondo si aspetta all'Italia l'eccellenza. Allora, non ci dobbiamo più rapportare con la mediocrità, ma ci dobbiamo rapportare con l'eccellenza. Quindi dobbiamo certificare solo l'eccellenza, scartare la mediocrità. E permettetemi anche un commento: c'è una catena in Inghilterra, vi dico anche Caffè Nero, che sotto si delinea vero caffè italiano, una cosa del genere. Avete mai provato il caffè italiano? Cioè, io lasciare denigrare il prodotto nostro, da che fra l'altro io inizialmente pensavo che si trattasse di caffè importato dall'Italia, quindi no, invece se lo tostano pure loro, cioè, e noi lasciamo impunemente utilizzare il nostro caffè italiano in quel modo, secondo me non facciamo altro che continuare a farci male. Noi dobbiamo essere proprio scelti, che dobbiamo essere i primi a fare buon caffè, e non se ne l'abbiamo fatto. Quindi prima guardiamo noi e poi iniziamo a prendere la pena.